Ultima edizione di Stadio News e studio Marco Gullà. Una vera e propria pioggia di gol da parte del Palermo sui dilettanti della Val Venosta nella prima uscita stagionale. Naturalmente il rotondo successo non deve esaltare più di tanto vista l'inesistenza dell'avversario, ma quella arrivata ieri sicuramente convince più per la prova della difesa che per i tanti gol messi a segno. 18-0 il punteggio. Il primo tempo si è chiuso sul 9-0, Miccoli re del match con un bel poker di pregevole fattura. Bene anche l'israeliano Zavi a segno con una tripletta. Il primo gol del precampionato invece porta la firma di Giulio Migliaccio, a segno poi Gonzales. Nella ripresa tripletta di Piniglia, poi le realizzazioni di Nocerino, Pisano, Ilicic, Bovo, che come da copione punge su punizione, Gojan e autorrete di Metz. Insomma, buona la prima. Sorride ed è soddisfatto Stefano Pioli per la prima vittoria in amichevole nel precampionato. Sentiamo alcuni stralci della conferenza stampa. Senz'altro ci sono state delle situazioni degli sviluppi positivi, come altrettanto altre situazioni che hanno evidenziato che dobbiamo senz'altro crescere. Però la prova di oggi ha confermato quelle che erano le sensazioni, anche perché chiaramente è solamente un proseguimento del lavoro che stiamo svolgendo. Quindi c'è stata attenzione, questo è importante, c'è stata ricerca di provare a sviluppare le situazioni che si erano provate in allenamento, alcune hanno funzionato, alcune altre meno, dobbiamo cercare di essere senz'altro più veloci, più rapidi, al di là chiaramente del lavoro degli avversari, quando si trovano avversari che chiudono gli spazi, il muovere la palla e farlo più velocemente e dare più soluzioni al compagno in possesso palla è senz'altro una base importante, su questo stiamo insistendo. Pastore sta per lasciare Palermo, parola del presidente Maurizio Zamparini che dopo l'amichevole dei suoi rosanero ha ormai certificato l'addio dell'asso palermitano. Ma siamo addirittura all'arrivo con almeno 4 club. O 5 all'estero? No, ce n'è anche di italiani, che stanno nell'ombra lì così, a covare le uova. Compreso il Napoli? No, il Napoli non c'è. Non si spengono le sirene di mercato attorno a Pablo Andres Gonzalez. La Sampdoria non avrebbe mollato infatti la presa sull'attaccante argentino del Palermo, monitorato con attenzione dal direttore sportivo blucerchiato Pasquale Sensibile, reduce assieme a Gonzalez dalla promozione in A con il Novara. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.